È stato appena inaugurata la nuova sede della lista civica Cambia Passo, tagliato il nastro dal candidato sindaco Luca Serfilippi, un punto di riferimento nuovo, ulteriore, per quanto riguarda la tua campagna elettorale. Assolutamente sì, oggi inauguriamo la lista civica Fanno Cambia Passo con la sede elettorale che è in Corso Matteotti, angolo Viale Ceccarini, un luogo di confronto, di ascolto delle persone a disposizione di tutti i candidati. Stiamo registrando un grandissimo entusiasmo di tante persone che si stanno unendo a noi, quindi l'appello che rivolgiamo è anche di sostenermi, perché ci mancano 50 giorni al voto e il cambiamento vero siamo noi. Io penso che a livello locale la differenza la facciano le persone. Questa è una lista civica senza steccati ideologici. Cambia Passo, chi fa parte di questa nuova lista civica? Sì, dentro la lista civica ci sono tante persone comuni, quindi persone che magari a livello nazionale votano centrosinistra piuttosto che Movimento 5 Stelle e che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per la propria città. Questa è l'essenza fondamentale della lista civica, senza steccati ideologici, quindi ci sono persone di ogni tipo, da imprenditori, pensionati, una giovanissima candidata di 18 anni, Benedetta, quindi ci sono tante persone che hanno deciso di impegnarsi per migliorare la propria città. C'è una grande disaffezione alla politica a livello nazionale, ma purtroppo anche a livello locale. E l'appello che rivolgo io ai cittadini è di sostenere queste persone, perché sono persone comuni che hanno a cuore solamente una cosa, migliorare la nostra città, e mi auguro che ci darete tutto il vostro sostegno. Ci sono anche persone note che rivolgono acquistare un ruolo di primo piano prima di decidere e sono state un pochino alla finestra fino adesso, ora invece vogliono entrare dalla porta. Ma sono tutti candidati al Consiglio Comunale, quindi è chiaro che mi auguro che ognuno di loro insieme a tanti altri faranno un grandissimo risultato, e poi dal 10 giugno mi auguro che sceglieremo la squadra migliore per poter amministrare bene con competenza questa amata città.